quando ci soffermiamo ad ascoltare il nemico, l'avversario, o le parole, le frasi che vogliono trascinarci allo scoraggiamento, quando ci soffermiamo a vedere la montagna, il gigante, le moltitudini che si presentano davanti al nostro cammino, certo può sopraggiungere lo spavento, lo sgomento, lo scoraggiamento. Ma ricordiamoci sempre l'invito che ci fa la parola di Dio, il motivo per la quale noi possiamo rimanere uomini e donne coraggiosi, coraggiose, in un tempo di battaglia, in un tempo di afflizione, in un tempo anche di servizio per il Signore, è fissare il nostro sguardo su Cristo Gesù. Lui è con noi, e chi è con noi è più grande di colui che è nel mondo. Questa è la nostra fiducia, questa deve essere la nostra consapevolezza. Fratelli e sorelle, siamo chiamati ad essere forti, ad avere questo coraggio, e siamo chiamati a farlo non appoggiandoci sulle nostre forze, non confidando sulla nostra audacia, ma avendo questa piena consapevolezza che se siamo in Cristo, Cristo è con noi, Cristo è per noi, Cristo è colui che ci aiuta ad affrontare il nemico e a vincerlo. Noi non vogliamo ridurci ad essere un popolo di credenti impauriti, intimoriti, sotto nessun aspetto. Noi vogliamo prendere coraggio, fratelli e sorelle, sii forte. I veri credenti, quelli che entreranno nel regno di Dio, sono credenti coraggiosi, impavidi, forti, perché hanno confidato e confidano nel Signore. In questo cammino cristiano non possiamo pensare di farcela da soli. Abbiamo bisogno dell'Eterno, abbiamo bisogno di Dio, abbiamo bisogno della Sua parola, abbiamo bisogno di avere comunione perfetta, completa, sincera, leale col nostro Signore. Egli non ci lascerà e non ci abbandonerà, ed è questa la motivazione della nostra forza e del nostro coraggio.